kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone. Nessun dubbio, la vita a emissioni zero, il nostro futuro elettrico, ci farà sognare. Ma visti i tempi di ricarica, non proprio da velocità della luce, finirà anche per farci addormentare? Se poi ci si attacca la colonnina tutti quanti nello stesso momento, arriva anche il buio e buonanotte. Serve una scossa per la scossa, magari proprio sotto i nostri piedi o le ruote. Eccola, si chiama Dynamic Wireless Power Transfer, ovvero sistema per la ricarica a induzione. La tua auto elettrica accumula energia direttamente sulla strada, mentre è in movimento. Niente soste lunghe o caccia alle colonnine libere e compatibili, niente cavi o deviazioni di percorso, semplicemente ci si ricarica viaggiando. Guidare per credere. All'Arena del Futuro di Chiari, nel Bresciano, è già operativo il circuito di sperimentazione. Un progetto pilota nell'area a margine dell'autostrada A35, coordinato proprio da Brebemi e Aleatica, insieme ad una cordata di imprese private. Si tratta di un chilometro di strada letteralmente elettrificato. Queste cabine, o management unit, trasformano la corrente alternata in continua e poi la erogano di nuovo in alternata con frequenza adeguata. Speciali spire o coils, annegati 12 cm sotto la superficie dell'asfalto, trasmettono l'energia via campo magnetico alla batteria del veicolo in transito. L'auto o il bus sono dotati di ricevitori, in grado di assorbire ciascuno 30 kW di potenza. Ed ecco la magia. Fino alla velocità di 80-100 km all'ora, il veicolo a zero emissioni, mentre viaggia, accumula più energia di quanto ne consuma. Cioè, sta ricaricando la sua batteria. Perché ricarica il veicolo in movimento, quindi mentre il mezzo, l'automezzo va, viene ricaricata la sua batteria o viene conservato lo stato di ricarica che aveva all'inizio perché si muove in questo tragitto assorbendo la potenza. Induzione fa rima con nuovo paradigma di mobilità sostenibile. Significa energia diffusa nello spazio e nel tempo. Volete le prove? Elimina i tempi morti di ricarica. Evita i picchi di fabbisogno di energia dalla rete perché spalma l'accumulo su tutto il viaggio. È di fatto un range extender, buono quindi anche per i veicoli a idrogeno. Consente di non appesantire il veicolo con troppe batterie, perché se ricarichi spesso non servono. Ha un impatto minimo sull'infrastruttura, rispetto al pantografo ad esempio, niente cavi, niente pali, tutto wireless. E la manutenzione è solo sulle centraline. Abbiamo messo il coil nello strato di pavimentazione tale per cui la vita della tecnologia è uguale alla vita dell'asfalto. Quindi quando vai a rifare l'asfalto la tecnologia è morta, quindi dopo i 20 anni. È in quella posizione dove una volta posato te lo sei scordato. La sperimentazione è alla fase di raccolta dei dati. L'orizzonte guarda ai 60 km di autostrada a Brebemi, che si doteranno anche di un grande impianto fotovoltaico per l'erogazione diretta da fonte rinnovabile. E sfruttando la tecnologia 5G si garantisce la comunicazione veicolo-infrastruttura a tutto vantaggio della sicurezza. Stiamo perfezionando le sperimentazioni, ma oggi noi siamo in grado di poter commercializzare il prodotto. L'interesse che sto riscontrando nord, centro e sud è paritetico, cioè io ho comuni del sud, aeroporti del sud e realtà economiche e imprenditoriali che sono fortemente interessate a realizzare questo progetto. Strada per la decarbonizzazione è ormai un rettilineo senza ritorno, ma vuoi mettere senza fili? Lorenzo Gaggi, Skettici 24.